Hanno di ingannare i giovani, perché i giovani specialmente devono sapere che il loro futuro per 20 anni è stato, hanno creato, hanno tarpato i leali a questa città proprio grazie al dissesto e al grande disastro che loro hanno fatto. E noi in questi anni, nella nostra amministrazione, dal 2004 ad oggi, abbiamo lavorato per risolvere e per mettere mano alle scelleratezze economiche che loro hanno creato. Noi stiamo cercando di recuperare questi anni, abbiamo lavorato per risolvere problematiche importanti, per cercare di lavorare per il futuro di questa città. E non a caso in questa campagna elettorale, nel nostro programma, la parola chiave è continuità. Ma continuità non è uno slogan in questa campagna elettorale, ma continuità è quello per farvi capire quello che noi abbiamo fatto, per gli obiettivi che abbiamo raggiunti e per quello che noi vogliamo continuare a fare. Per questo ci presentiamo a voi oggi con una coalizione fatta del, oltre all'UDC, dei Liberal Democratici e del PDL. Noi abbiamo riunito altre liste civiche come la Bussola, Liberamente e Alicorno, per creare quella cintura istituzionale intorno al nostro comune, perché siamo convinti che amministrare nel futuro le nostre amministrazioni non è facile. Abbiamo avuto modo in questi giorni di avere dalla nostra parte il Consiglio, la Regione Calabria. Questa sera abbiamo l'assessore Trematerra che sta testimoniando ancora una volta, così come hanno fatto il presidente Scopelliti, l'assessore Cariti, l'assessore Mangini, l'assessore Stillitani, stanno testimoniando che Cassano non sarà sola, Cassano avrà nei prossimi anni, e non è soltanto una passerella, ma sarà una giunta regionale che darà sostegno ai progetti politici che noi abbiamo per portare avanti quella che è la nostra comunità in un periodo di forte crisi. Noi non saliamo sui palchi a fare promesse, perché dall'altra parte stanno facendo promesse consapevoli che sono promesse che non potranno mantenere. Bene, cari amici, io per questo vi chiedo un sostegno che non sarà un sostegno solo per Mimmo Lione, perché questa battaglia non è la battaglia di Mimmo Lione, ma è la battaglia dell'intera comunità di Cassano. Perché dietro Mimmo Lione c'è un gruppo di giovani, di gente per bene, di gente che ha dimostrato con i fatti le idee che hanno e che vogliono amministrare in questa nostra comunità. Ed è per questo, cari amici, che il voto del 6 e 7 maggio è un voto importante, è un voto per continuare tutti quanti insieme a progettare il nostro futuro. Grazie.